quanto è importante una manifestazione così per la Calabria, ecco. Beh, è importante per 32 il numero di edizioni di questo festival, che sicuramente non sono stati fatti perché hanno voglia di passare, insomma, il quasi metà settembre e finire l'estate in bellezza, ma perché si punta su un prodotto, quello appunto del peperoncino, che insieme all'importanza del peperoncino per l'agricoltura significa tanto anche da un punto di vista turistico, di tradizioni, di religioni, di musica, di cultura, di tradizioni. Quindi è tanto come peperoncino e non solo. ARSAC come azienda per lo sviluppo in agricoltura in Calabria, quindi braccio operativo della Regione Calabria stessa e del Dipartimento Agricoltura, facendo sperimentazione e soprattutto promozione delle eccellenze dell'agroalimentare, non può che essere qui al fianco di questa festival, di questo momento di confronto, ma anche di altri momenti di confronto, perché ricordiamo che la Calabria è piena di eccellenze dell'agroalimentare. E quindi noi siamo ben coscienti che ci sia ancora tanto da fare, ma che una base di narrazione è cambiata della Calabria stessa, cioè la raccontiamo in un modo diverso e la raccontano i produttori in modo diverso, e ARSAC in questo è pronta a dare il proprio contributo sia nella parte produttiva, quindi di innovazione tecnologica, sperimentazione, divulgazione delle attività, e anche nella fase di promozione. Beh, ormai è una kermesse storicizzata, e non solo per Diamante ma per l'intera Riviera dei Cedri, per la Calabria. È un vanto, noi siamo felici, dobbiamo sempre rendere omaggio a chi ha inventato tutto ciò, che è il professore Monaco, quindi siamo contenti, per noi è il debutto della nuova amministrazione in collaborazione con la crema e peperoncino, e siamo felici per questo, anche di vedere in questa giornata inaugurale tanta gente. Beh, è un'azione importante che ormai è giunta all'ennesima edizione, che connota il territorio, connota la Calabria, in un momento in cui stiamo per ottenere anche il riconoscimento molto probabilmente sul peperoncino, e quindi è un hub dell'accoglienza e anche dell'agroalimentare calabrese. Ecco, due manifestazioni importanti, quelle del Vinitaly da Rossano e oggi questo Diamante. Sì, a Diamante, perché Diamante peraltro è la storia anche di queste manifestazioni di grande rilievo, di grande valore, e noi teniamo molto che questa manifestazione vada avanti e la sosteniamo con forza. Ecco, un plano di sviluppo anche per questo territorio, con questa manifestazione così importante, una delle più importanti della Calabria. Sì, una delle più importanti, va dato merito alla comunità di Diamante di averla custodita, a Enzo Monaco di averla organizzata per 32 anni, e dovere la regione sostenerla, perché è un'occasione per mettere in mostro la Calabria migliore.